Torniamo a parlare del caso della rotonda di Asso. Il TAR, Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ha pronunciato lo scorso 14 marzo una sentenza sul ricorso proposto dal Comune di Asso contro la Comunità Montana per l'annullamento del provvedimento di revoca del contributo di euro 51.000 erogati per la sistemazione dell'incrocio tra via 25 Aprile e via Matteotti. Andiamo a leggere alcuni passi chiave della sentenza. Il collegio giudicante ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento in relazione al motivo concernente la violazione dei principi in materia di esercizio del potere di autotutela amministrativa. In particolare, la Comunità Montana avrebbe dovuto evidenziare nella motivazione del provvedimento adottato di aver proceduto alla valutazione e al bilanciamento tra l'interesse pubblico all'adozione dell'atto di revoca e all'affidamento ingenerato in capo al Comune di Asso, avvenuto nell'aprile del 2009, anche in considerazione della complessità di progettazione ed esecuzione della rotonda, la quale coinvolgeva la provincia di Como, con la quale è stato sottoscritto un accordo di programma, la Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Milano, oltre che diverse società. Inoltre, ma forse innanzitutto, la Comunità Montana avrebbe dovuto motivare, in ordine alla rispondenza della revoca all'interesse pubblico della collettività, per la quale la realizzazione della rotatoria risultava senza alcun dubbio di notevolissimo rilievo. Nulla di tutto ciò traspare dalla revoca impugnata, che merita pertanto di essere annullata. Alla luce delle sue esposte considerazioni, il ricorso va accolto con la conseguente condanna della Comunità Montana all'erogazione immediata nei confronti del Comune di Asso del contributo revocato. Riguardo all'istanza di risarcimento del danno, il comportamento della Comunità Montana deve ritenersi quantomeno caratterizzato da negligenza. Pare dunque equo condannare la Comunità Montana a risarcire al Comune di Asso una somma pari all'ammontare degli interessi che sono maturati e matureranno sino alla concreta erogazione del contributo da parte della Comunità Montana medesima. Per questi motivi, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie unitamente all'istanza di risarcimento del danno come motivazione. Condanna la Comunità Montana a corrispondere nei confronti del Comune di Asso le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Il sindaco di Asso, Maria Giulia Manzeni, ha così commentato la sentenza del TAR. La sentenza si commenta da sola. Le opere per la realizzazione della rotatoria partiranno a breve, siamo in fase di appalto. La messa in sicurezza delle persone, assesi, ma anche di tutti gli abitanti della valle e di tutti coloro che transitano lungo questa strada, è la cosa che stiamo cercando di garantire con questa importante opera pubblica e per la quale ci siamo battuti. La ragione del Comune di Asso sta nell'interesse pubblico della collettività, a vedere realizzata questa importante opera pubblica per garantire una maggiore sicurezza a tutti. Ringrazio l'avvocato Murgia Giovanni dello studio Tumbiolo e associati che ci ha assistito con grande competenza.